Buongiorno, oggi siamo qui con un ospite veramente speciale, Pino Rinaldi, che tutti conoscono perché è un giornalista televisivo e anche della carta stampata che si occupa da sempre di true crime e non solo, di altre questioni di cronaca. L'abbiamo contattato, gli abbiamo chiesto di fare un video in relazione a questo libro che adesso mostriamo, che Rinaldi ha scritto insieme al generale Nunziato Torrisi, che è un personaggio importante nell'ambito dell'inchiesta sul mostro, perché produsse un rapporto negli anni '80 molto importante, anche se poi non ebbe il seguito che ci si aspettava. Questo libro è la novità dell'estate nell'ambito della pubblicistica sul mostro, che è sempre, sempre molto nutrita, e diciamo subito che è un libro che rispetta, mantiene le promesse del titolo, perché come vedete il mostro è libero, se non è morto vuol dire che alla fine in questo libro si farà il nome del mostro, verrà rivelata l'identità del mostro. È un libro che poi può interessare sia quelli che la storia del mostro di Firenze la conoscono non approfonditamente, che magari pensano che il colpevole di questa serie di omicidi sia Pacciani, sia coloro che invece sono un pochettino più esperti, anche senza essere, tra virgolette, mostrologi, perché i primi alla fine potranno avere la possibilità di, attraverso successive rivelazioni, perché il libro ha un po' la forma di un giallo, possiamo dire, perché è la storia di un dialogo in treno tra Pino Rinaldi e Nunziato Torrisi, in cui piano piano si arriva alla soluzione finale, al dunque, individuando qual è l'identità del mostro. E quindi potranno leggerlo, magari scoprendo questa storia, che è una storia che resta straordinaria. Ma anche quelli che invece non lo conoscono più approfonditamente avranno modo anche loro di poter entrare addentro una delle piste più importanti che furono seguite nell'indagine sul mostro, cioè la cosiddetta pista sarda, e alla fine, attraverso sempre successive rivelazioni e approfondimenti, arrivare a capire perché questa pista è ancora valida e potrebbe addirittura essere ripresa e portata alla ribalta. Quindi adesso lascio subito la parola a Pino, così ci comincia a parlare del suo libro. Allora, innanzitutto buonasera, grazie a tutti, a te per primo e a chi ci seguirà. Allora, io vorrei partire da una premessa. Cioè, se diamo per buona l'informazione che la pistola calibro 22 ha iniziato a sparare nel 1968 e chi l'ha utilizzata, chi era il proprietario, poi avrebbe ripetuto lo stesso meccanismo omicida per tutte le volte, cioè dal 68 all'85. Beh, questo dice sostanzialmente un fatto, che risolvere il caso del 68 significa scoprire l'identità del mostro di Firenze.
Il mostro di Firenze, anzi, colui che spara nel 1968 con quella pistola, che logicamente conserva perché un'arma del genere non la si dà in giro, e ripete più o meno con le dovute differenze la stessa dinamica, ricostruisce ogni volta lo stesso film. Beh, voglio dire, questo significa che quella persona che ha sparato nel 68 è anche il mostro di Firenze e ha determinato questa sequela di omicidi, seguendo una propria logica persa, malata, che se andiamo a analizzare caso per caso si evolve. Questo significa, in altro dato, che il mostro di Firenze è una persona, non sono un gruppo, non sono più persone, non ci sono più livelli. Questa è la premessa. Il libro racconta sostanzialmente un'indagine. Un'indagine che fece l'allora maggiore nunziato Torrisi, che dal 1983 al 1986 è stato a Firenze. Poi venne in malo modo allontanato e leggendo il libro si capisce anche la ragione. La presenza di Torrisi dava fastidio nel momento in cui qualcuno aveva deciso che la pista sarda era sbagliata e che bisognava guardare altrove. Personalmente io sostanzialmente una certezza, cioè quella che dice che i compagni di merenda, Ciani, Magni e Lotti, non sono assolutamente il mostro di Firenze e che non è mai esistito un secondo livello. A fare questa affermazione, non sono semplicemente io, che poco conto, ma addirittura il papà di tutta l'indagine che ha portato poi alla condanna di Pacciani, Magni e Lotti, cioè Pierluigi Vigna. Luigi Vigna nel suo ultimo libro dice: io non ho mai creduto e non credo che sia esistito questo secondo livello. Beh, un'affermazione del genere, il fatto che proprio Pierluigi Vigna arrivi a questa conclusione, è secondo me un dato estremamente importante, perché ricordiamo la ragione per la quale si comincia a parlare, ipotizzando, di questo secondo livello, perché una volta condannati, nei modi in cui sono stati condannati, Pacciani e Magni e Lotti, Pacciani era morto, Magni e Lotti no, è molto discutibile, ma soprattutto gli stessi inquirenti, giudici, quelli che decretarono la colpevolezza, non riuscirono a non porsi la domanda: ma veramente questi tre signori, un contadino, un postino e un senza fissa dimora, erano il mostro di Firenze? Veramente questi tre sono riusciti in tanti anni a tenere sotto scacco centinaia di inquirenti, tra carabinieri, poliziotti, medici legali, psicanalisti, esperti di vario genere. E soprattutto questi tre veramente sarebbero stati capaci di non lasciare una sola traccia, una sola traccia, nei diversi scenari dove si sono consumati questi sette duplici omicidi. Io ripercorro l'indagine di
Nunziato Torrisi, che poi, sì, come hai detto bene te, viene tutto quanto messo nero su bianco, anche se nel libro ci sono cose totalmente nuove, anche perché fanno parte di anni successivi. Nunziato Torrisi credeva che il morto di Firenze fosse Salvatore Vinci. Io durante questi anni ho conosciuto magistrati, avvocati, giornalisti che si sono occupati del mostro, astrologi. Ognuno di loro aveva un mostro. Io non ce l'ho mai avuto, non ce l'ho tuttora. Nel libro uso il condizionale, beh, Salvatore Vinci potrebbe essere il mostro di Firenze. Assolutamente. Io non sono nessuno per dire una cosa del genere. Dico semplicemente che quell'indagine, rispetto a tutte le altre indagini fatte, è l'unica seria. L'indagine che porta alla condanna dei compagni di merende è qualcosa di indefinibile, un'indagine sbagliata, scorretta, ricca di menzogne. Secondo me si arrivò ad una sentenza anche definitiva per ragioni di carattere politico, bisognava mettere un punto a questa vicenda. E quel punto è stato messo, anche se è stato messo a metà, nel senso che dei 7 duplici delitti, 4 sarebbero stati risolti, ma non tutti, 3 rimangono irrisolti a tutt'oggi, per cui è un cold case, un caso ancora aperto. E per quanto riguarda il primo duplice delitto, il fatto che finì in galera Stefano Mele, lo stesso Vigna lo considerò come non autore di quel duplice delitto, tanto che pensò che quella pistola l'avesse avuta in mano Francesco Vinci. Facciamo un passo indietro. Quando nell'82 si scopre, dopo il quarto duplice delitto del mostro di Firenze, si scopre che quella pistola aveva sparato già nel 1968, a Firenze cominciano a lavorare su questa pista 3 personaggi fondamentali: Pierluigi Vigna, insieme ai suoi colleghi della Procura, il giudice istruttore che era arrivato a Firenze da qualche mese, che era Mario Rotella, e appunto il nostro Nunziato Torrisi, che era arrivato, pensate, l'8 settembre del 1983, cioè 2 giorni prima del duplice delitto, quello che vide la morte di dei giovani. tedeschi, giovani studenti tedeschi. Per cui loro si mettono a leggere, a studiare il caso che si era consumato nel 1968 e Luigi Vigna, insieme a Silvia Della Monica, leggendo quelle carte, arrivano alla conclusione che la pistola, l'assassino e quindi il mostro di Firenze, cioè colui che aveva la pistola, era Francesco Vinci. Una lettura, a mio avviso, scorretta. Mentre il giudice istruttore Mario Rotella, insieme a Adolfo Liccio, arrivarono alla conclusione che i mostri potevano essere Giovanni Mele e Piero Lucciarini. Lì praticamente fu lo stesso Giovanni Mele a dire che si è arrivati a metà della verità. Loro c'entravano in un certo senso nel delitto del 68, ma non erano loro i proprietari della pistola. Nunziato Torrisi, un investigatore di razza, uno che studia in maniera seria, scientifica, con delle grandi intuizioni e deduzioni, ricostruisce tutto quello che sarebbe accaduto la notte del 21 agosto del 1968 e fa questa scoperta straordinaria, cioè
arriva a definire il delitto del 1968 non un delitto di un marito che uccide la moglie, un marito cornuto che uccide la moglie traditrice, ma in base a tutti gli elementi emersi, a tutti gli interrogativi che quel caso poneva, lui riesce a capire che quella notte in realtà ci fu una vera e propria esecuzione. Bisognava uccidere Barbara Locci, poi l'amante di turno poco contava, e a prendere questa decisione furono un gruppo di persone, esattamente si allearono, tra virgolette, i familiari di Mele e Salvatore Vinci. Questa storia la racconterà finalmente nel 1984 proprio Stefano Mele, spiegando anche le ragioni per le quali lui non aveva mai detto la verità fino in fondo. O meglio, lui la prima volta che parla dice che la pistola era di Salvatore Vinci, però poi si pente il giorno dopo, gli chiede perdono e indirizza l'accusa al fratello. In realtà è questo passaggio che, studiato attentamente, rivela qualcosa di particolare. Poi nel libro è tutto quanto spiegato. Cioè, Stefano Mele è sotto il giogo, sotto scacco, proprio è alla mercé di Salvatore Vinci. Può essere ricattato. Salvatore può dire delle cose su di lui che lui non vuole che si venga a sapere. Siamo nel 1968, in un momento storico particolare, culturale, eccetera, eccetera. A dire in giro che lui aveva avuto dei rapporti omosessuali con ognuno, proprio con Salvatore Vinci, in presenza della moglie, oppure far balenare l'idea, non tanto remota, che il figlio, Natalino, non fosse suo figlio, ma fosse di Salvatore Vinci, erano elementi, erano cose che Stefano Mele non voleva che venissero fuori. Soltanto dopo tanti anni, finalmente, contraddicendo il volere dei familiari, lui dice la verità. Dice la verità e racconta quello che successe quel giorno, quella notte, esattamente nel 1968, la notte del 21 agosto, dice chi ha sparato, chi accompagnò il bambino a casa del De Felice, di chi era la pistola, e dice che quella pistola, chi aveva sparato, il proprietario di quella pistola, la pistola se la tiene, la rimette in una borsa nera e la chiude nel cruscotto del portaoggetti della sua macchina, della macchina di, nel caso specifico, di Salvatore Vinci. Questa sostanzialmente è il grande lavoro, sembra banale, ma questa conclusione lui ci arriva non semplicemente andando ad ascoltare quello che dice Stefano Mele, perché per molti era insignificante, anche perché secondo alcuni, per Luigi Vigna per primo, non voleva più avere a che fare con Stefano Mele e le sue bugie. In realtà Stefano Mele non ha mai inventato nulla, ha sempre raccontato dall'inizio la stessa storia, mettendo dei nomi diversi. La verità mi va detta dall'inizio. Questo è quello che costruisce Nunziato Torrisi, e non solo arriva a questa conclusione, ma dimostra che, per esempio, l'alibi di Salvatore Vinci per la notte del 21 agosto era completamente fasullo, e via dicendo. Cioè, ricostruisce tutta quanta la vicenda. È un lavoro completo, complesso, rispettabile. E quando viene preso in mano dal giudice istruttore Rotella, che produce quella sentenza, tu, quando leggi la sentenza Rotella per 150 pagine, dici: ok, sta preparando il mio giudizio contro Salvatore Vinci. Poi, inspiegabilmente, nelle ultime 10 pagine fa un'inversione ad U e la storia
la sappiamo, scagiona tutti i personaggi, Salvatore Vinci per primo, giustificando, dicendo una cosa sostanzialmente, dicendo non ho le prove sufficienti perché poi queste persone possano veramente essere condannate e quindi preferisco che si mantenga aperta questa strada, cioè da percorrere, quella di costruire un'accusa forse più completa nei confronti di Salvatore Vinci, perché sappiamo tutti che nel momento in cui una persona viene rinviata a giudizio, processata e non condannata per quel reato, non si può più procedere. Questo è quello che è successo. Prego. Volevo chiederti una cosa. Il processo Pacciani, tu nel tuo libro dedichi delle pagine veramente interessanti e di dettagli, alcuni non li conoscevo neanche io, sul processo Pacciani. Tu quel processo l'avevi seguito, giusto, come cronista ai tempi. Guarda, poi mi sono occupato del mondo di Firenze molto tardi, nel 2001. Comunque hai avuto modo di approfondirlo come hanno fatto tanti, cioè, ma Però ho studiato e visto e ascoltato tramite i programmi RAI, tramite la Radio Radicale che ha registrato tutte quante le udienze, ho letto le sentenze, io ho avuto tutto quello che bisognava. Ho avuto tutto quello che bisognava avere, cioè, non l'ho seguito in prima persona, in diretta, ma l'ho seguito, l'ho conosciuto perfettamente. Ma vuoi dirci qual era il difetto principale? In che cosa non è convincente tutta questa costruzione a carico di contro Pacciani? No, Contro Pacciani vuol dire il profilo criminale non corrisponde, non c'è una prova, non c'è un elemento oggettivo. Pacciani era un mostro del fatto che dava da mangiare il cibo per cani ai propri familiari e violentò le figlie, ma non era il mostro. Il delitto del 51, quando uccise l'uomo che stava avendo un rapporto sessuale con la sua fidanzata dell'epoca, è un delitto dove Pacciani tira fuori una personalità, un coinvolgimento totalmente diverso da quello che poi sarà il comportamento del mostro di Firenze. Non c'è una prova, non esiste una prova oggettiva. L'unica cosa su cui si regge La pallotta. la pallottola, nel 2017 è stato dimostrato che Perugina aveva artefatto quel proiettile, per cui era un falso. Per quali sono le prove che in casa non facciamo? Ditemela, perché se voi mi spiegate, cioè, guarda, facciamo il blocco da disegno, il portasapone, cioè, neanche voglio metterlo neanche voglio metterlo nell'elenco degli elementi e quant'altro, per cui voglio dire, non era proprio lui, insomma. Capito? Però poi ebbe, come tutti sappiamo, l'accusa contro Pacciani ebbe un'appendice che poi fu quella decisiva, cioè il processo contro i compagni di merende che non vide Pacciani alla sbarra solamente perché era morto, ma lui è diciamo, un po' il convitato di pietra di questo processo. Dicevo, il processo ai compagni di merende è un apprendice, una prosecuzione del processo a Pacciani, c'è cioè un mutamento dell'imputazione, ma vede Pacciani sempre nel ruolo principale del capogruppo di questa accolita di presunti serial killer. E quindi questo processo, Pacciani non ha potuto partecipare, non ha potuto difendersi perché era morto nel frattempo. Diciamo, questa prosecuzione, no? Ecco, dico questo, no? Pacciani viene condannato in primo grado. In primo grado viene condannato ed
processo che alla fine la procura di Firenze riesce a vincere, ma lo stesso Migna capisce che di lì a poco il vento cambia, tanto che nel secondo grado Pacciani viene assolto totalmente. Certo. Ma il giorno della sentenza, come ben ricorderanno molte persone, c'è questa mossa geniale di Pierluigi Vigna che propone di sentire quattro testi, alfa, beta, delta, gamma, e Francesco Ferri si oppone perché dice quella famosa frase: no, qui siamo in un'aula di giustizia, non in un'aula Una matematica di algebra. E questa è una mossa che apparentemente evitò di sentire questi quattro personaggi, però poi servì a Vigna come grimaldello per rendere inefficace quella sentenza e ripeterla, e questa volta vincere a mani basse diciamo con l'intervento con la presenza non più di un mostro unico, ma di un gruppo di persone che erano composte appunto da lui, da Pacciani, da Magni e da Lotti. Questo è quello che succede. Anche lì, voglio dire, nelle udienze dei diversi processi, ma soprattutto in quello di primo grado, Lotti diede ampia dimostrazione che quello che diceva non corrispondeva a verità, anche con un sacco di bugie. E ricordiamo che anche per quanto riguarda il processo ai compagni di merenda, non c'è una sola prova oggettiva, non c'è un'impronta, non c'è nulla, eccetera, eccetera. C'è soltanto la parola di questo signore, di questo senza tetto, di questa persona che non aveva i soldi per mangiare tutti i giorni, ma non sapeva dove andare a dormire, e improvvisamente diventa collaboratore di giustizia, quindi ha uno stipendio, ha una casa, viene scarrozzato in macchina da un poliziotto, per cui voglio dire, mi sembra che ho detto abbastanza, cioè il fatto che poi Giancarlo Lotti dica e male delle cose durante le udienze, insomma, Propato disse con estrema chiarezza che lui non credeva a quanto stava emergendo, per cui se Pierotoni nel processo d'appello chiede la soluzione, anche Propato chiede la soluzione, ma questa volta la stretta morsa della procura su quel processo riesce a evitare qualsiasi altra soluzione che non sia quella della condanna. Contro i compagni di merenda non c'è niente. Non c'è niente, leggetevi le carte, cioè non è che dovete, oltre al mio libro, Sì. leggete le carte, una volta voglio dire, non ci vedete, adesso non posso stare a ripetere per un'ora, 2 ore, tutto quello di sbagliato che c'è stato, cioè veramente è assurdo, è comico quello che è accaduto, è un'offesa all'intelligenza, è un atto vergognoso e mi sto limitando nel criticare. Nel definire quanto avvenne in quelle aule di giustizia durante i processi che poi videro colpevoli Vanni, Pacciani e Lotti, insomma, anche se poi Pacciani era già morto, questo è il discorso. Tutto qui. Io questa Quindi, certezza ce l'ho, ormai ce l'hanno tutti quanti, loro lo sì, sono il certo. secondo livello, io vi dico soltanto una cosa, il secondo livello. Ma Ah. se ci fosse stato veramente un secondo livello che ordinava i feticci in cambio di denaro, mi spiegate perché nel 74 non c'è scissione? E mi spiegate per quale ragione Vanni, Lotti e Pacciani avrebbero ucciso Coppiette quando quello che gli veniva chiesto era sostanzialmente
delle parti del corpo femminile che potevano essere ottenute prendendo una donna singola, evitando così di avere a che fare con il maschio che triplicava, quintuplicava la possibilità di rischio, come accadde per esempio nel 1982. Mi spiegate per quale ragione queste persone, soprattutto Pacciani, che era un furbacchione, diceva, vabbè, cosa vogliono? Vogliono una parte del corpo, vogliono questo, vogliono quest'altro, perfetto, prendiamo una donna, facciamolo, dobbiamo fare, e poi per finire. Ma voi pensate che dei pazzi maniaci sessuali come Pacciani, Vanni, non tanto Lotti, ma loro due, che andavano a puttane tranquillamente, ecco, mi dovete spiegare per quale ragione non toccavano queste donne, queste belle ragazze, queste giovani ragazze che poi a loro servivano, secondo l'accusa, a effettuare le famose scissioni. Voi pensate che Pacciani e Vanni non avrebbero lasciato delle tracce? A mio avviso, se fossero stati loro, Vanni, io sono stato l'ultimo che l'ha intervistato, Vanni avrebbe dimenticato nel luogo del delitto, avrebbe dimenticato la tessera sanitaria o la patente per quanto era. Ma Distratto. queste persone, voi pensate che, ma veramente, cioè qui hanno colpito per arrivare ad un risultato, hanno scelto dei personaggi brutti, sporchi e manco cattivi che praticamente dovevano servire a riempire quella casella. E non ci sono nemmeno riusciti, perché poi i tentativi di Giuttari per arrivare al secondo livello sono stati tutti quanti, non sono Bagno. arrivati a un risultato, assolutamente, con il farmacista di San Casciano, con Calamandrei, e poi neanche con il medico perugino, cioè Francesco Manducci, per cui, non, ecco, sulla cosa, questo ho la certezza. Per quanto riguarda Salvatore Vinci e il mostro di Firenze, Nunziato Torrisi era convinto di questo. Ma poi Nunziato Torrisi, e lui veramente, perché quando sentite Giuttari dice a me mi hanno fermato perché ero arrivato a dei livelli troppo alti, per cui la sua indagine sul secondo livello l'hanno bloccato. A me non risulta, comunque, lui dica quello che vuole. Chi è che hanno realmente bloccato? Chi è che la persona alla quale è stato impedito di concludere quell'indagine è proprio Nunziato Torrisi, che nel 1986, che era Agosto, venne informato che doveva lasciare entro pochissimo Firenze e andare a nuova destinazione. Punto. A me ha molto, molto colpito, e non la conoscevo, quanto scrive Pigna nel suo libro, cioè che lui non ha mai creduto al famoso tesoro in denaro di Pacciani, su cui molto si Tesoro, è fantasticato. quella è un'altra sciocchezza. Lo stesso Vigna dice nel libro: Pacciani era una persona che ha lavorato 40 anni, avaro, ha messo da parte quei soldi che non erano quelli che Giuttari dice, ma molti di meno, perché erano per gli interessi e tutto quanto il resto. E poi Pierluigi Vigna, che rispetto a chi ha lavorato con lui non una spanna ma 10 o più in alto, che Luigi Vigna era un genio della giurisprudenza, dice, rivolgendosi a Giuttari, ma questi soldi non li avrebbe dovuti avere anche Vanni, oppure Vanni andava così, senza avere un minimo, scusami un secondo, Sì. senza avere un minimo di ritorno. Per cui Vanni e Pacciani fanno quello che devono fare e poi praticamente a Vanni non arriva nulla. Vanni non c'aveva soldi. Sono tutte stupidaggini, ragazzi. Voglio dire, è stata presa in giro una
un'intera generazione con questi processi. Basta, insomma, cioè l'offesa all'intelligenza, la mancanza di rispetto all'intelligenza altrui, penso che abbia un limite, no? Ecco, Giuntari e compagnia bella hanno avuto fin troppo tempo, per troppo tempo, onori per quanto riguarda il discorso del mostro. Ora voglio dire, basta, insomma, la verità è un'altra, la verità è un'altra. Quell'indagine di Vendetta, andate a leggere il libro, andate a capire quello che dice uno di questi testimoni, Alfa Bella Delta Gamma, esattamente la Wikipedia riguardo al fatto che chi ordinava i feticci, andiamo nel grottesco, andiamo nel grottesco, è un'offesa all'intelligenza, leggetevi il libro, ve ne renderete conto. Allora, da ultimo non posso che farti una domanda, ma la colpevolezza di Salvatore Vinci è sicuramente, da questo libro si deduce che è solida, sicuramente, non è certamente un'ipotesi campata in aria, anche per la grande competenza. Sicuramente gli elementi raccolti da Lucio Torrisi contro Salvatore Vinci, rispetto agli elementi raccolti dagli inquirenti sono molto più sostanziosi, molto più importanti quelli che ha raccolto Nunziata Torrisi contro Salvatore Vinci che quelli che sono stati raccolti contro i compagni di Merenda. Noi però avevamo un giudice istruttore, Mario Rotella, che non era, diciamo, era una persona molto prudente, definiamola così, ma era un grande magistrato, una persona onestissima intellettualmente. Quanto riguarda il giudice che praticamente ha sostenuto l'accusa contro i compagni di Merenda, non voglio scrivere i giudizi, diciamo che erano persone un po' dalla bocca buona, si accontentavano di quelle quattro fregnacce che diceva Lotti, e le diceva pure sbagliate. Ci sono degli episodi dove effettivamente si è superato il limite. Il limite si è superato nel processo contro i compagni di Merenda. Leggete il libro, c'è un passaggio di Canessa che interroga Lotti sul delitto dei due tedeschi, che è la barzelletta. Che insiste nell'indicare il punto sbagliato. Esatto, ma poi andate a vedere il documentario che io ho fatto per la RAI, per Silenzio dei Montaggi, il mondo di Firenze. Bugia e verità, e io praticamente smonto tutta quanta la confessione di Lotti per tutti i quattro delitti in cui lui da super testimone incastra e porta via la condanna dei suoi amici, tra virgolette, cioè di Mario Anni e di Piero Marciano. Quello che volevo dire è, ma ci sono possibilità che venga ripresa questa pista, visto che è così sostanziosa? Ci sono delle o dei segnali che possa essere ripresa? A me risulta che qualcosa ci sia, ad esempio sia in un procedimento sempre riguardante il mostro di Firenze, quello, uno dei due procedimenti sono stati originati dal sospetto nei confronti vigilanti, mi risulta che nella motivazione dell'archiviazione di questi procedimenti il giudice abbia ventilato che potrebbe ritornare in considerazione la pista sarda. Allora, la pista sarda per me è nel senso pista che porta a Salvatore Vinci. Non diretta, ma io dico questo. La pista sarda è stata messa da parte nel libro, io lo spiego le ragioni di questa mossa, che non sono semplicemente ragioni investigative, ma poi c'è anche di mezzo un po' l'ego di chi conduceva le indagini, perché non poteva ammettere di aver commesso un errore, quanto doveva essere chiaro.
La pista sarda, tu mi stai chiedendo se può essere riattivata, io non lo so, so soltanto una cosa, che le due nuove PM che si stanno occupando, proprio del FAI e del Mutuo di Firenze, hanno chiesto e ottenuto la possibilità di effettuare l'esame del DNA alla Termomine per vedere esattamente di chi era figlio. Beh, il fatto della paternità di Natalino Mele è strettamente legata alla professione di suo padre, di Stefano Mele, soprattutto nel ritardo. Lui non voleva che si sapesse e Stefano Mele aveva saputo dalla sorella che in paese si raccontava che Natalino fosse suo figlio. La ragione per la quale lui non parlò e mise da parte, diciamo, tenne nascosto. Dopo quell'errore, tra virgolette, che a suo giudizio aveva commesso facendo subito il nome di Salvatore Vinci, il giorno stesso in cui, o il giorno dopo che si consumò il delitto nel 68, poi lui lo tenne ben distante dall'accusarlo. Lo tenne distante per tantissimi anni, fino al 1984. Quando disse la verità, io non ho parlato, non ho fatto il nome di Salvatore perché, come ho detto prima, rapporti omosessuali con lui e poi c'era la storia del figlio. Lui si vergognava, insomma, di quello che aveva fatto e del fatto che non fosse neanche il padre di Maradona. Che si possa avere la vista sarda, guarda, che si possa avere la vista sarda, secondo me. Occorrerebbe un mea culpa, una massima culpa da parte della procura, anzi dei discendenti della procura di Firenze, i quali dovrebbero ammettere che abbiamo fatto un sacco di cazzate, questo è il discorso. Nel libro io metto in evidenza la scomparsa di uno straccio che venne rinvenuto a casa di Salvatore Vinci, che è stato fatto La apposta. traccia. Se questo straccio fosse stato presente con la tecnologia di oggi, forse avremmo avuto la prova regina riguardo al fatto che Salvatore Vinci era il dottore di Firenze, perché magari il sangue su quello straccio doveva essere quello delle vittime. Quello straccio è stato fatto sparire. Le vittime di Vicchio, sì, certo, è Di uno dei tanti reperti spariti in questa inchiesta, non è neanche, non è nemmeno il primo. gli altri reperti sono, ecco, le fotografie dei francesi, vabbè. Ma io parlo di questo è aperto con la R maiuscola, non è mica una fotografia, questo era un elemento di prova fondamentale. Quello straccio ci stava polvere da sparo e sangue, santo Dio, voglio dire, non è che era, capito, non era un oggetto qualsiasi. Cominciamo a fare la distinzione riguardo a alcune cose. Va bene, io avrei da farti tante altre domande, però non, esito un po' perché effettivamente non voglio spoilerare il libro che è veramente interessante, e invito a leggerlo. Vediamo i Quindi io diciamo, ti ringrazio, sei stato molto gentile nel parlare, sei entrato anche molto nel dettaglio. Io lo rifaccio vedere il mostro libero, se non è morto, editore di. Editore Tipi Media, Prego. così se non lo trovate nell'edicolo, nella libreria sotto casa, andate su internet, con Amazon o altri sistemi, insomma, in un giorno ve lo portano a casa. Sì, io l'ho acquistato su Amazon e tranquillamente è arrivato, assolutamente. Sì, è un metodo di acquisto. Non abbiamo Tipi Media, una seria casa editrice, ma non è la Mondadori. Ovviamente. Va bene, allora io ti saluto e ti ringrazio. Vediamo per qualche altra trasmissione. Sì, molto volentieri. E poi ci saranno degli sviluppi, come io spero, perché in Adesso quest'estate c'è anche stato un. è appena uscita la notizia, no? Che fa il DNA sull'ogiva torale, eccetera, eccetera. Anche lì, lasciamo perdere, stendiamo il velo pietoso. Il DNA non sopravvive. Se il mostro avesse toccato quel proiettile, quel povero proiettile, l'ha messo nella pistola e ha sparato,
per una questione scientifica elementare di temperatura, quella temperatura, i gas ed espulsione avrebbero distrutto qualsiasi DNA. Quei DNA trovati erano di Minervini, oppure Minervini ha portato altri DNA. Il DNA non è l'impronta digitale. L'impronta digitale è quella che devi toccare. Il DNA, se tu adesso mi stringi la mano... Si muove, lo so, si muove, si sposta. Mi puoi passare il DNA tuo, ma magari anche quello del tuo moglie, del tuo figlio, di chi magari è stato con te, se non piace molto. Va bene? Certo, lo so. Va bene, allora ti saluto, grazie. Grazie, a te, alla prossima. Ciao a tutti. Alla prossima.